Continuiamo con Mattino Lombardia, con un grande ospite insieme al nostro direttore Luca Levati. Diamo il buongiorno e il benvenuto al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che ci presenta il suo libro Un paese senza leader, storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi, edito da Longanesi. Buongiorno direttore. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, soprattutto agli ascoltatori. Buongiorno Fontana, ben trovato qui a Radio Lombardia. Insomma, noi siamo la radio del territorio, il Corriere proprio è il giornale nazionale, ma per antonomasia il Courier Uno, come si dice, il giornale di Milano. Sì, sì, siamo fratelli, viviamo nella stessa città e siamo anche molto orgogliosi di rappresentare questa città, questo territorio. Vero, poi pensa che una domanda su questo, proprio per tempo del tuo rapporto con Milano. Però partiamo dal libro, perché ci sono molte questioni da affrontare, cioè da affronti in modo leggero, diciamo così, non da politologo ma da cronista, possiamo dire, che racconti un po' in retroscena quello che hai visto, un po' il tuo lavoro. Però il libro si apre subito, e secondo me già questa spiega molto bene qual è il senso di questo lavoro: 25 anni di Seconda Repubblica ci consegnano un sistema politico al limite del collasso. Il libro si apre così, quindi sull'orlo del burrone. Sì, sull'orlo del burrone. Tra l'altro la vignetta di copertina di Giannelli lo rappresenta molto bene. Giannelli spesso è fulminante, più di un editoriale, più di articoli molto lunghi. E la domanda iniziale era: ma come siamo finiti così? Eravamo partiti che dovevamo diventare un paese europeo con due coalizioni, conservatori e progressisti, che si combattevano per il governo, con dei leader che il giorno dopo sarebbero stati pienamente in funzione. Ci ritroviamo alla fine di questo periodo con un sistema politico frantumato, con una voglia enorme di proporzionale, ognuno per sé, e soprattutto con delle elezioni in arrivo che forse non ci daranno un governo, e questo è un elemento molto preoccupante. E dal ponte di comando del Corriere della Sera analizzi un po' personaggi e episodi di questi ultimi anni. Ce n'è uno in particolare a quale sei affezionato, magari un episodio in particolare? Sicuramente il personaggio che è stato più interessante seguire, per quello che mi riguarda, è stato Silvio Berlusconi. Devo dirlo con franchezza, nonostante anche qualche contrasto che c'è stato tra il mio giornale e Silvio Berlusconi. Questo perché ha un'enorme capacità di risorgere dopo le cadute, dopo cadute anche molto pesanti. È una persona molto, a cui piace parlare molto, spiegare, è un venditore di sogni, sogni che qualche volta vende anche a se stesso, e questa è una caratteristica. E soprattutto, anche nei contrasti, è una persona che non porta rancore. Tra l'altro su Berlusconi, già qualche anno fa, quando doveva essere incaricato come nuovo premier Angelino Alfano, io sapevo da quello che vedevo, sentivo e ascoltavo che non sarebbe andato così, e ho fatto dato un'anticipazione sul Corriere che sarebbe che Alfano veniva messo da parte, sarebbe tornato lui si arrabbiò un po' perché non voleva che si dicesse in quel momento. Ci sono stati un paio di mesi di difficoltà, ma poi ha detto: va bene, la perdono, riparliamoci. E questo anche perché, voglio dire, alla fine, dopo anni, si conoscono i politici, si conoscono le persone anche, quindi anche un po' la psicologia, il loro modo di fare, si intuisce un po' questo. Assolutamente sì. Poi la parte, devo dire, io ho una grande passione per la politica, ma soprattutto una grande passione per le storie e i personaggi. Quindi nel libro cerco di ricostruirlo. Ad esempio mi chiedo come è possibile che in Italia i due giovani Matteo siano passati tutti e due per i quiz televisivi e tutti e due per quiz televisivi nella televisione di Berlusconi. Quindi c'è un incrocio con Salvini, dice: ma io facevo quiz in cui era importante la preparazione, mentre Renzi andava a quiz in cui si vinceva solo per, diciamo, fortuna. Lui ha usato un'altra parola che è meglio non ripetere. E così insomma anche la psicologia del giocatore, dello scommettitore dell'istante, che è un po' a Renzi, ed un Salvini personale che io ho conosciuto in una maniera un po' diversa da quello molto diretto, che cavalca in una maniera qualche volta anche spregiudicata le paure. Cioè, ho conosciuto un Salvini riflessivo, che si pone il tema del governo, che pensa che la vera sfida della Lega è riuscire finalmente a imporre il proprio progetto anche nell'azione di governo. Quindi è abbastanza interessante vedere il dietro le quinte di questi personaggi che per lavoro ho frequentato e ho seguito in questi anni. Diciamo che anche noi per certi versi abbiamo avuto
la fortuna, poi in certi casi anche la sfortuna, di conoscere i personaggi anche prima che diventassero, diciamo, popolari, famosi o diventassero leader. Molti sono passati di qua quando erano consiglieri comunali, poi hanno fatto quindi un percorso politico anche importante. Uno di questi, tra l'altro, è proprio Salvini. Detto questo, nel quadro attuale, noi stiamo facendo questa campagna elettorale, la stiamo seguendo tra mille difficoltà, tra l'altro, perché abbiamo la par condicio da un lato, ci sono centinaia veramente di candidati. Come dicevi tu all'inizio, pensavamo di essere nel maggioritario, in realtà scopriamo ad esempio che solo la lista di Fontana, Fontana presidente, il tuo omonimo, tra l'altro qui stasera oggi è la giornata dedicata ai Fontana in radio, senza volerlo, solo Fontana presidente ha sette liste, certo lo stesso per il centro-sinistra, è sempre più, come dire, faticoso. In questo quadro è possibile ricostruire una classe dirigente all'altezza? È molto difficile, avremo un periodo da attraversata nel deserto, abbiamo però la necessità assoluta di ricostruirla, una classe dirigente che non pensi solo al colpo d'effetto, alla politica dell'istante, al numero dei click su un social, su un sito, di like su un social network, una politica che guardi un po' al paese, abbia una visione, la sappia applicare e portare a compimento i progetti e soprattutto sappia di nuovo coinvolgere le persone, la gente, i cittadini, altrimenti tutto diventerà solo un calderone di rabbia, proteste, insoddisfazioni che non ci portano da nessuna parte. Io devo sapere se facciamo una pausa musicale, se la vogliamo fare, o se no, se preferite, possiamo anche andare avanti. Facciamo una breve pausa, poi ritorniamo tra qualche istante. Allora Tommy Kitten, e poi torniamo a parlare, a chiacchierare col direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Un paese senza leader, il libro edito da Longanesi. Riprendiamo questa chiacchierata importante col direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Un paese senza leader, storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi, edito da Longanesi, lo facciamo vedere anche in web TV, e poi chiaramente c'è la foto su Facebook e la chiacchierata insieme ovviamente al nostro direttore Luca Levati. Sì, un'altra domanda che devo fare a Fontana, ne stavamo parlando, diciamo, fuori onda, è quello anche dei leader generazionali. L'abbiamo solo sfiorato ora. Praticamente guardando i nomi elencati nel libro abbiamo Berlusconi, Prodi, D'Alema, per intenderci 70-80enni, e si è passati direttamente a Renzi e Salvini, quarantenni. Si è saltata un po' la nostra generazione, noi di 55-60 anni, noi nati negli anni 60 per intenderci, fine anni 50 e anni 60. Come mai secondo te? Sì, intanto è un elemento di stranezza, perché alla fine quella generazione è una generazione molto impegnata in politica, ne ha fatta tanta in una maniera, con un senso di appartenenza forte. Io penso, e lo dico per me, visto che parliamo della stessa generazione, che siamo stati travolti tutti dalla crisi della Prima Repubblica e dei suoi due grandi partiti storici. Si è rimasti in mezzo. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Immediatamente dopo è arrivata una novità politica esplosiva, che è stata la discesa in campo di Berlusconi. Non abbiamo trovato una nostra strada e un nostro ruolo, non l'ha trovata chi voleva fare politica. E alla fine, a contrastare la novità Berlusconi, sono arrivati in campo leader che hanno saltato una generazione. Insomma, è un elemento di riflessione generazionale, probabilmente abbiamo preferito stare ai margini della competizione. Fontana, ho tante domande da farti, te ne faccio ancora una di carattere politico, poi ne ho un paio più, diciamo, personali sul rapporto tuo con Milano, visto che sei comunque il direttore del Corriere della Sera. Ed è questa, come vedi invece l'esempio delle elezioni regionali? Nel senso che noi stiamo a fatica, pur essendo una radio regionale, a far uscire un dibattito sui temi più strettamente locali, che poi locali relativamente, essendo la Lombardia una regione di 9 milioni di abitanti, però ci sarebbero a discutere, non so, di pendolari, di treni, di autostrade non compiute, che fine farà la pedemontana, la finiamo, non la finiamo, la sanità. Facciamo fatica a far uscire il dibattito schiacciati dai temi, diciamo, nazionali, dei leader nazionali. Purtroppo il fatto di votare contemporaneamente, se da un certo punto di vista, che è quello del risparmio che lo Stato ha nell'organizzazione delle elezioni, è un elemento positivo, dal punto di vista di discutere del merito delle questioni è assolutamente
è assolutamente un problema, tutto viene riportato alla dinamica politica, non si discute di cose importantissime come quelle che hai citato, soprattutto i temi delle infrastrutture e di chi utilizza infrastrutture come quelle dei treni regionali. Bisogna fare uno sforzo, è molto molto complicato arrivare a penetrare, a superare il muro della competizione politica, tant'è vero che io penso che le elezioni regionali saranno determinate molto dal risultato nazionale, dal trascinamento del risultato nazionale. Da ormai una ventina d'anni sei a Milano, al Corrierone, in qualche modo hai visto cambiare la città. Volevo chiederti cosa ti piace e cosa invece non ti piace di Milano. A me di Milano in questo momento piace quasi tutto. Quando sono arrivato 21 anni fa era una città molto diversa, ad esempio io venivo da Roma e il fine settimana a Milano era un incubo, non c'era nulla da fare, era tutto chiuso. È una città che è cambiata nel modo di vivere, è cambiata nel suo assetto urbanistico con dei quartieri bellissimi, è l'unica vera capitale europea che c'è in Italia. E naturalmente ci sono tantissime cose che non vanno, soprattutto se si esce un po' dalla cerchia dei Navigli e si guardano un po' i quartieri di periferia. Tanto può essere fatto ancora per la mobilità, però alla fine ce ne fossero di città come Milano in Italia. C'è un luogo del cuore o dell'anima di Milano a cui sei affezionato? Ma io sono affezionato, ho sempre, venendo da fuori, ho cercato casa vicino al Corriere della Sera in modo da poter andare a piedi al lavoro. Bello, quindi è già a prescindere se sei fortunato. E quindi sono molto fortunato, vivo, ho sempre vissuto Brera e dintorni, quindi per me, diciamo, le passeggiate che si possono fare in quelle strade sono veramente una cosa notevole. Perfetto, perfetto. Poi un'altra domanda, invece torniamo sulla politica, perché ho l'impressione che i problemi veri non sono adesso con le elezioni, inizieranno il 5 marzo. Certamente, qualcuno dice che addirittura queste non siano elezioni vere. Giulio, io riporto una dichiarazione di Tremonti che dice: ma molti non si stanno candidando, si tengono pronti per il prossimo giro che ci sarà molto rapidamente entro 6 mesi. Io spero che non sia così, perché anche se i problemi sono tanti, la politica dovrà cercare una strada dopo le elezioni, anche nelle difficoltà di mettere insieme, come abbiamo visto dai sondaggi, una maggioranza. Ecco, proprio l'ultimissima domanda, poi chiudiamo su questo, perché torniamo al titolo del tuo libro, Un paese senza leader. Un paese anche senza leader, in questo senso, poi lo so che è un tecnicismo, però la legge elettorale in questo quanto conta? Perché ad esempio adesso noi non ci scegliamo i nostri rappresentanti. Ma conta moltissimo, io infatti lo dico chiaramente, ho una preferenza per il doppio turno, perché in un sistema molto diviso la prima scelta la fai per essere rappresentato, voti il partito che preferisci, ma la seconda scelta devi votare il meno peggio e la persona che ti deve garantire il governo. Quindi da questo punto di vista la legge elettorale pesa molto. Io la ringrazio tantissimo, torni a trovarci, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, Un paese senza leader, storie e protagonisti in retroscena di una classe politica in crisi, edito da Longanesi, lo rifaccio vedere in webcam. Grazie anche al nostro direttore. Grazie Luca Fontana. Stiamo in contatto, come si dice. Assolutamente sì, noi grazie qua a quando voi. Vuole siamo tanto abbastanza vicini, siamo anche vicini esatto. Di casa quasi. Va bene, adesso ci sono i Negramaro, poi la linea tornerà alla nostra redazione, Paola Farina per il GR, poi si chiacchiera ancora, vero?